Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, benvenuti sul mio canale, se non mi conoscete o bentornati, se già mi conoscete sono sempre Sionto Silver e anche oggi, come vi dico spesso in questi casi, faremo un nuovo episodio di God of War Ragnarok, il nostro 26esimo, se i calcoli ovviamente sono esatti. Questa armatura è quella dello scorso episodio speciale 25.5, quello della mazza draghi, ovvero dove abbiamo ottenuto l'armatura in scaglie di drago, ragazzi, appunto, su cui ci fate anche un trofeo, come ben sapete. Detto questo, lo fate sempre a Vanheim, questo trofeo, praticamente questa armatura. Dovete uccidere i draghi di Vanheim. Io ho giocato molte ore dall'altro episodio che vi ho fatto. Quindi siamo pronti, in qualche modo, ragazzi, a proseguire nella nostra storia. Per proseguire dobbiamo tornare a casa di Sindri. La casa nei regni. Quindi, eccoci qua. Casa di Sindri. E siamo qui. Volevo dirvelo, nella biblioteca di Odino ho letto una cosa riguardo allo scopo del dialogo. Se suonato da un dio, il corno diffonde il suo richiamo tra i regni e armonizza lo spazio che li separa. Suonarlo dalle parti del tempio di Tyr sarebbe come aprire insieme tutte le torri del viaggio tra i regni. È un bel punto debole. Mi chiedo perché non l'abbia distrutto. Dei manufatti sfidano la distruzione. Bene, dobbiamo mettere al corrente Freya. Ok. Quindi non ho scoperto. Sì, hai ragione. Sei davvero la moglie. Lo sei sempre stata. Lei è la migliore. Oh, siete tornati. Gli eroi del momento. Io voglio sapere ogni cosa. E cioè, quando volete voi. Non sono io a comandare, non è vero? Ora riposa, Yngvi. Lascia agire le erbe. Oh, ma agiscono. Oh, sì, agiscono molto bene. Perché tu migliori le cose. Da sempre. Da quando eravamo piccoli. Io trovo un nuovo modo per rovinare le cose. E tu, un modo per migliorare. Beh, quello è proprio vero. Sai che comandavamo Vanheim insieme quando eravamo giovani? Eravamo poco più grandi di te, in realtà. Beh, era lei a comandare. Non avevamo dubbi. Io cercavo di rendere il tutto divertente. Il comando non è proprio il mio forte, sinceramente. Davvero? A Vanheim avrei avuto un gruppo molto fedele. Riesco a ispirare la gente, forse. Faccio sì che credano in se stessi, sai. Non so se si possa definire comando. È più una musa. Aspetta, una cosa? Una musa. Me ne ha parlato mio padre. Nella sua terra ispiravano ogni genere di artista. Cosa? È stupendo. Ed è un lavoro. Oh, perché qui non esiste? Oh, sì, vorrei tanto farlo. In realtà credo fossero tutte idee. Dai, ma no, non è giusto, non è giusto. Io sarei portato per... Oh. Ha finito di parlare. Di che stavamo parlando? Yngvi, devi riposare, lo capisci? Devi farlo. Ti prego, ora basta, sta zitto. Ok, mi dispiace, ma qualcuno stava per raccontarci cosa è successo con Eina, vero? È questo che volevate fare? Pazienza. Nessuno gli racconterà cosa è successo con Eina, che Eina è scoppiato in poche parole. Basta. Ma guarda un po', l'hai fatto davvero.
E come? Per tutti i 9 regni sei riuscito a uccidere Heimdall? Lo sapevo che la lancia avrebbe funzionato! Allora, felice Ragnarok a tutti quanti! Beviamo! Non è che è Natale, Ragnarok. È vero? Heimdall è morto? Non ci posso credere. Ora non si torna indietro. Odino aveva promesso la pace se tu non avessi più versato sangue a Aesir. Ho rifiutato quell'accordo. E lui l'ha onorato. Ma adesso... Ma cosa? Io e te sappiamo meglio di chiunque che Odino non mantiene le promesse. Ora abbiamo un vantaggio su di lui. Questo è il momento di attaccarlo. No. Nessuno di voi sa cosa ci aspetta. Per Odino la vendetta sarà l'unica cosa che conta. Non sarà l'unica cosa. La maschera. Qualsiasi sapere di Skiuda è quello che Odino vuole più di ogni cosa. Se io tornassi ad Asgard, potrei usare... Vuoi tornare? Senti. Se potessi finire ciò che ho iniziato lì, risvegliare la maschera, avere risposte, forse sarebbe la via d'uscita. Ma devo tornarci presto. Prima che capiscano cos'è successo. Atreus, tu sei a casa. Non ti farò correre altri rischi. Lui è a rischio anche qui, Kratos. Come tutti noi. Tutto ciò che facciamo o non facciamo è pericoloso ora. Odino ha bisogno di me. Si fida di me. Sarò al sicuro lì. Da un punto di vista tattico, ho torto? La cosa non mi piace, ma è la nostra mossa migliore. Distraendo la sua attenzione, guadagneremo tempo. E avremo anche un paio di occhi nella casa del nemico. Ma se esiste davvero una fonte di conoscenza infinita, non puoi lasciarla nelle mani di Odino. Già, e una volta ottenuto da te ciò che vuole, perderò ogni vantaggio. Ho capito. Starò allerta. Padre, ce la posso fare. Ricorda la promessa. Ma anche tu. Spero che tu sappia quello che fai. Anche io, Sin. Beh, voglio sapere come tu ci sei riuscito. Come noi ci siamo riusciti. Sì, hai capito bene. Ed ecco com'è andata. Allora, la via, sbloccare la maschera. Cerca Yugin a Midgar, nella nostra vecchia casa. Atreus, ascolta. Non posso farti ritornare senza questo. Un martello. La chiave, prego. Se vuoi uscire da una brutta situazione, scaglia con forza e di verghi. È mono uso. Verghi. Grazie, Sindri. Ma spero di non usarlo. Anch'io. Allora, andato in automatico, un attimo di lag è andato in automatico. Ok, Odino ha detto che Ugin mi avrebbe atteso nella capanna. Mimir, c'è altro che dovrei sapere di Odino? Magari qualche debolezza? Ad esempio che se gli tolgo la benda si disintegra? Già, ragazzo, non sarebbe! Ah, no. Scusa, Mimir, non riesco a imitarti. Ora devo arrangiarmi. Si parte. La nostra vecchia casa, non ci sono i walker in giro.
Fen? Sei tornato! Ehi! Questo è il tuo lupo. Ah! Anche. Smettila di sbucare così. Non è il momento. Se non è il momento, me ne vado. No. Scusami. Lui è Fenrir. Tranquillo, Fen. Lei è... Avevo ragione sul tuo coltello. Eh? Lieta che tu abbia trovato un posto alla sua anima. Anch'io. Ehi, come hai fatto a trovarmi? Loki? Questa è la mia biglia. E dove sei diretto? Torno ad Asgard. Ehi, sono io che sto usando lui. Sì, certo. Angerboda, ascolta. Una volta arrivato alla fine, io conoscerò ogni cosa. Come salvare mio padre, come fermare il Ragnarok, e forse perfino far ritornare il nostro popolo. Loki, sono tutte quante nobili intenzioni. Ma lui è Odino. Tu ti fidi di me, vero? Certo che mi fido. Spero solo che la storia che stai scrivendo per te sia quella che vuoi davvero. Puoi prenderti cura di Fen mentre sarò via? Mi prenderò cura di lui. Vero, bello? Sii prudente, Loki. Dov'è Corvaccio? Va bene. Solo aiutare Odino a completare la maschera, ma devo accertarmi che non ottenga risposte da essa. Facile, no? Forse nel suo studio. C'è qualcosa di nuovo nel nostro armadio? Direi di no. Ah, quanta attrezzatura. Che ci faccio? Possiamo potenziare anche al massimo il nostro arco artiglio, dai. Giusti, giusti, ok. Vediamo se possiamo rigliare qualche porta, Ma se non c'entra nulla, perché... Ehi, scusate l'interruzione. Ah, nessuna interruzione, tranquillo. Forse ti sta indagando, perciò la verità verrà presto a galla. Lo spero tanto. Signora Sif. Meglio se vai. Salve, Taud. Tutto bene? Vai in camera, posso entrare? Ancora arrabbiata per la faccenda di Asgard? Non parla, vabbè, ok. Si allena. Vediamo nel salone se è successo qualcosa, se c'è qualcuno. Nessuno vuole parlare. Quando passiamo noi. Odino saprà della morte. Il panico non serve. Controllalo. Della morte di Heimdall. Heimdall è morto. Per caso tu ne sai qualcosa? Niente di niente? Beh, insomma, lui era odiato da tutti. Certo, certo.
Ma non è che hai visto qualcosa? Qualcosa di rilevante? Insomma, lo sai, ha colpito Trud molto forte quando stavamo fuori. Forse qualcuno l'ha scoperto e si è vendicato, non saprei. Stai insinuando che mio figlio c'entri qualcosa? Non lo so. Davvero. Ho dovuto chiedertelo. Ma non ho mai creduto che tu c'entrassi qualcosa. Lieto che tu sia tornato. Ora ho capito che cosa non andava. Ho tradotto male una parola. Ma davvero? Invece di oltre il grido del gelido respiro, c'è scritto il grido del primo respiro. Il posto è totalmente diverso. So dove si trova. Ce l'hai fatta di nuovo. Vai, prendi la maschera, prendi la spada, prendi il corvo. E trova Thor. Andrete a Niflheim. Sei mancata anche tu. Andrete a trovare Thor, andrete a me. Ehi, Ingrid, non è che per caso sai dove è Thor? Già, mi immaginavo. Lo saprà Sif? Oh, ciao, Sif. Sai dove posso trovare Thor? Il padre di tutti ci ha assegnato un'altra missione. Perché mai dovrei dire a te dove trovare qualcuno a me caro? Senti, mi sta bene se non ti piaccio, non ti fidi di me o altro, ma voglio che tu capisca che la stai ferendo. Scusami? Prima o poi Trud diventerà una valchiria. Lo sai bene. Se non stai dalla sua parte, tu la perderai. Sarai anche al servizio del padre di tutti e al riparo nella sua bolla. Ma devi startene fuori dalle vicende della mia famiglia. Goditi la libertà finché ce l'hai. Ok, ragazzi, intanto che stiamo registrando, la vicina nuova che abita a fianco di casa mia si è messa a mettere musica a tutto volume. Spero che non entri copyright all'interno di questo video, non venga bloccato in tutto il mondo. Sarò dalla mia stanza. Non so quando Quindi. Potrò di nuovo riparare il mio equipaggiamento. Allora, nella mia stanza, ha detto, anche perché non abbiamo un tracker. Quindi è veramente altissimo il volume della musica che sta tenendo. Quindi. Vediamo. No. Oh, quanta attrezzatura. Sì, che quanta attrezzatura, ragazzi, però non era in camera nostra che dovevamo andare. Prova ad andare nel salone. A sto punto mi viene in mente di andare nel salone. La Trud non c'è. Sarà lei il padre. Trud. Ecco qua. Scusa, ma il padre di tutti ha detto che devo andare a Niflheim con tuo padre. In giro non l'ho visto e mi chiedevo se sapessi dove si è cacciato. Non era con il nonno? No. Credo di sapere dove sia. Seguimi. Beh, io... Andiamo. Volevo anche parlarti di Heimdall. No, non qui. Hai ragione, dopo. Zitto. Ok, possiamo uscire fuori. Sì. A Elaim ti ho detto che avrei aiutato tua madre a comprendere cosa significasse per te diventare una valchiria. Volevo dirti che ero serio. Non ci credo. E sei ancora vivo. Pensavo mi avrebbe strozzato con i capelli. Strano che non ci abbia provato. Ah. Grazie. Strano che non ci abbia provato. Dunque. Ora stiamo andando in questa casa. Le armi non possono entrare, dobbiamo consegnarle. Perché? Fallo e basta. Forza, di qua. Wow. Avanti, altrimenti non ti faranno entrare. Cerca in giro. Sarà qui. Siamo andati alla festicciola degli Ninja. Ok, Trud li sposta, noi.
Fuoco, Bereber, prospa. Aveva ragione, noi. Va bene. Trovi Thor. Ehi, Thor. Forse questo non è un buon momento, perciò prenditela comoda, per me non c'è problema. Niente fretta, ma... Lo sapevo che eri qui. Che ci fai qui? Non dovresti stare qui. Tu... non avresti dovuto portarla qui. Che stai facendo? Mi rilassa. Si rilassa. Ho detto niente fretta? Mi sa che invece dovremmo muoverci, vero? Non vogliamo che il padre di tutti... Piantala! Ha ragione. Dovreste muovervi. No. Papà. Non lo fare. Arrivi troppo tardi. Che si sappia che il dio del trono sa fare due cose: uccidere i giganti e fisciare i dromedari. E a chiunque non sia d'accordo, gli stamperò il mio Mjolnir sulla faccia. Non ci riesco. Questo non è da te. Thor. Ugin ci sta aspettando fuori. Ti prego, perché non... Ho detto piantala, ragazzo. Il mio nome è... Cosa? No, io... Oh, ma dai. No, 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 giuro che non è stata colpa... Ora basta! Fatti una rissa? Quanto mi è mancato tutto questo! Sono ancora in forma! Possiamo picchiare solo fisicamente o usare la spada. Che brutto posto. Strud, prendo le nostre armi. Quindi si fa rissa, ragazzi. E ne hanno di punti feriti. Grazie Ingrid. La porta è quella lì. Grazie Trud. Ancora non abbiamo la nostra faretta, Però hai già usato la vocazione runica. Altro. Ah!
Ah, degno figlio di Kratos, eh. Intanto c'è... Come fai a stare ancora in piedi? Beh, ragazzi, sono in nature. Cioè... Non è che gli fai mai con due pugni, eh. Tiriamo giù tutta la caverna. Trasformati in orso, vai. Ah. Finita? Col boccalino. Che ne dici di ricominciare? Proprio ora. Metti giù il... Prendilo per le braccia. Portiamolo via. Che lotta. Mi dispiace che tu l'abbia visto così. No, no, non importa. Davvero. Mjolnir è rimasto là, vorrei dire, Va bene che sono forte, ma dammi una... Immagino che... Dai, ci siamo quasi! Qualcuno è ancora vivo, eh? Bello ubriaco, bello pieno. Ce la facciamo ad andare a Niflheim? Thor? Alzati. Trudy. Andrai a Niflheim con Loki. Ordini del padre di tutti. Alzati in piedi. Lo so che sei delusa. Io delusa? No, 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 no. Era una splendida rissa. Non riesci neanche a dire che ti dispiace, vero? Cos'è, un'altra promessa infranta? Nonno ti ha trattato di merda. Tu ne soffrivi, l'ho capito. Ma non puoi sempre... Noi siamo al tuo fianco. Mamma e io siamo al tuo fianco. Persino quando sei qui. Ti vogliamo bene, e tu lo sai. Credevo che questo appartenesse al passato. Ho fatto un casino. Sì, hai fatto un casino. Thank you.
ti vado a prendere un po' d'acqua. Io sto bene. Hogan! Facciamo in fretta. Hai fretta di tornare ad Asgard? Portaci al pezzo di maschera. Allora, nuova area rivelata. Di qua. Quindi vediamo in giro se c'è qualcosa da raccogliere, come sempre. Dell'argento qua. Siamo a Niflheim. Così almeno ha detto, però è una zona che probabilmente... Vediamo la mappa, scusate. Niflheim, sì, però deve essere una zona accessibile solo durante questi eventi. Quindi per questo dobbiamo raccogliere tutto quello che vediamo. Quindi, purtroppo vi avverto ragazzi che la vicina sta continuando a fare la discoteca in casa. A volumi altissimi, quindi spero veramente che non entri niente. Spero tu capisca che effetto le ha fatto vederti così. Quindi di qua, torno avanti di lì, e vieni qui. Sì. Ok, prendiamo. Dove si va ora? Proviamo di qua, torno. Ehi, perché non li sorvoliamo e raggiungiamo la maschera? Credi che mi vada di portare? Sei forte! Non sono troppo facile! Beh, ora sei troppo facile, Thor. Mena di te, che ti devo dire? Fare, dobbiamo attraversare quel muro. Potresti... Prima devo fare una cosa. Che spettacolo fantastico. È una cosa che sicuro ti fa. Ora possiamo andare. Per fortuna. Loki. Già, il figlio mezzo gigante di un potente dio con aspettative altissime. Ma io cosa mai ne saprò? Grazie, Thor. Allora, continuiamo la nostra esplorazione. Ci deve essere ancora qualche nemico attivo, perché non possiamo raccogliere. Sì, vedete. Ecco, mitico. Ok. Sai, non provo a fare proprio niente. Sto solo dicendo che non siamo così diversi. Un interesse nei legami di sangue.
Allora, vediamo la maschera, dove si illumina? Per di là la maschera. Quindi intanto ragazzi sul pianerottolo stanno facendo un casino allucinante, credetemi, io purtroppo non ho salvato prima, quindi devo tenere il gameplay così sperando che vada bene. Ok, di qui. Perché veramente, cioè, stanno veramente tenendo musica a tutto volume e non, spero veramente che non entri nell'audio, nel copyright e tutto, credetemi. Perché non ho mai visto un comportamento del genere in un condominio, credetemi. Per non dire di peggio. Ok, deve essere detto qua il muro. Un altro muro di ghiaccio. Thor, puoi... Sennato Thor mi distrugge così. Quando eravamo contro Uda The Line, se vi ricordate, c'era da fare tutte le strade secondarie. Voglio aggiungere un'altra cosa. Se non riesci a essere te stesso, potresti non sentirti in grado di seguire la tua strada. Non ti suona per niente familiare. Troppo facile. Questi te li ho stesi tutti io, Thor, però, Parliamoci chiaro. Grazie Thor. Finiscilo tu. Sì, Thor, subito. Ok. Di sicuro non è la strada. Beh, ma c'è un forziere. E noi esploriamo. Scoiattolo rancoroso. Ah, una nuova evocazione runica. Scovra pietra curativa. Non è male come idea, per certi scontri. Però noi ci teniamo i lupacci. Quindi abbiamo esperienze di vita simili. E allora che importa? È stupido lagnarsi di ciò che non possiamo cambiare. Chi ha detto che non possiamo? Nemici siamo sulla strada giusta. Ok. Ok, ne arrivano altri, Avanziamo, Thor. Siamo lontani dal laboratorio di Valdi, no? Abbastanza. Per chi si Accidenti, ricorda... Antico! Nuovo lamentele! Ammettere i problemi non significa lamentarsi, va bene? Immagino tu sia contento che questa volta sia io. Prego, comunque. Allora, Thor, mi sa che Antico te lo devi gestire. Allora, non facciamo giustamente nulla. Quindi
concentriamoci sugli altri nemici. Però ho bisogno del tuo aiuto contro l'antico, credo. Ok, vai. Il prossimo. Allora, possiamo colpirlo anche quando apre l'addome. Non è come quando colpiamo con Kratos, ragazzi, ma... Ok, ottimo spostamento di addome. Apriti ancora. Ok. L'ha buttato giù Thor. Grazie. Per di qua, più avanti. Thor? Grazie. Non credo che la direzione sia quella. Avevo detto. Lo spazio. Richiamiamo la maschera. Vabbè, proseguiamo di qua. Thor ha aperto un passaggio di qua, noi andiamo di qua. Possiamo salire di lì e scendere in profondità, quindi no. Proviamo a vedere prima di qua, che c'è solamente dell'argento, però noi glielo lasciamo indietro al gioco. Sif e Trud, dico. Se il padre di tutti è soddisfatto, non importa. Senti, ragazzo, non devi risolvere i miei problemi familiari. Trova la maschera e andiamocene. Di qua, pare ci sia un sentiero. Ok, adesso apri la porta giusta, Tyr. Tyr, scusa, Thor. Sto andando fuori. Sentiero in arrivo. Grazie. Ti piace questa libertà? Stare qui senza tuo padre che ti guarda le spalle? Io... sì, credo. È diverso dalle mie abitudini. In senso buono. Pare che dovremo salire su quella rupe. Il che significa... Basta pensare! È più divertente quando me l'aspetto. Mi sembra giusto, basta pensare. Come dice il nostro Thor. Beh, ci siamo. Forse. Ora controllo. Allora, campi di nebbia. Questa... c'è anche una lapide di Berserk. Possiamo tornare con Kratos qua. Ragazzi, potremmo anche... magari stiamo anche sbagliando la strada, però c'erano più strade disponibili. Fatto stesso che ci sono rapide di Berserker, vuol dire che sicuramente è esplorabile in seguito. Infelai.
Thor ci sta seguendo, quindi penso che sia la strada giusta. Thor, ecco, spero che andrà tutto bene quando rivedrai Sif e Trud. Boh, sperare è meglio di pensare. Beh, ma non è che è morto qualcuno, eh. Cioè, adesso ci sta facendo dei problemi con Trud, Sif e tutto il resto, ma... Cioè, c'è solo un picco prima del colismo. Auka! Piccolino prima di alcolismo. Ok, di qua si può proseguire. Dove siamo? Allora, avrei dovuto chiamare la maschera. Lì è giusto, siamo vicini, ragazzi. Guardate. Vicino a quella statua lì. Sta diventando sempre più forte. Ci siamo. Ecco. Preso. Per poco. Completa. Grazie, Thor. Non stavo per perdere quella maschera. Loki, ce l'hai fatta. Grandi cose ci aspettano. Tutto lavoro da fare insieme. Non c'è di che. Scusami. E tu perché mai sei qui? Suo padre ha ucciso Heimdall, forseti alle prove, prendetelo. No, lasciatelo in pace, è un ordine. Dicevate che sangue a Aesir non sarebbe stato versato, che la famiglia è una priorità. Non credete che questa sia la punizione per la sua presenza? Lui ha messo vostra nipote in pericolo e reso infelice vostro figlio. Loki non ha ucciso Heimdall, è stato suo padre. Tua figlia è grande abbastanza per compiere qualche sbaglio. E tuo marito ha ricominciato a bere di sua spontanea volontà. Puoi andare! Voi due, una parola. Non lo vedi quello che succede? Lui non ci sta proteggendo. Magni, Modi, i nostri ragazzi. Gli raccontavamo le storie accanto al fuoco. Te lo ricordi? Intagliavamo dei cavallini di legno. Giocavamo e ridevamo fino al tramonto. E loro ci si addormentavano in braccio. Sono stati sacrificati solo per risolvere i problemi del padre di tutti. E per che cosa? E se ora toccasse a Trud? Mi hai messo contro mio padre e mia figlia. Io non so di cosa stai parlando. Lo sai, finalmente posso darti una vera lezione, Jotun. Spero Sindri abbia ragione. Sindri! Oh, tu sì che sei esperto di fughe. Atreus. Stai bene, meno male. Appena in tempo, ma credo di aver tagliato ogni ponte con Asgard, ahimè. Aspetta, che ci facevi qui? Sindri ci ha detto dove arrivavi in caso di problemi. Ma oh, pensavo che stessi esplorando senza di me. No, ragazzo, tuo padre era preoccupato, ma già che ne parli... Mimir. Fratello, ti prego, a casa siamo in tanti e c'è tensione. Non ti manca andare all'avventura tutti e tre insieme?
rimandando l'inevitabile. Esatto. Non è una brutta idea. Voglio mostrare la maschera a tutti, ma non c'è fretta. Ok, usciamo, ragazzi. Allora, ritorna a casa di Sindri quando sei pronto. Io direi che è il momento di interrompere qui il nostro video. Ragazzi, ci sono stati eventi veramente particolari in questo video. Ecco qua, abbiamo Kratos Atreus, padre e figlio, uno a fianco dell'altro. Facciamo questa bella istantanea di gioco finale. Ragazzi, che dire, se questo video vi è piaciuto, quanto è piaciuto anche a me questo pezzo di trama, io vi chiedo di piazzare un pollice su, un like per supportare il video. Oppure, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale. Ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanella e in questo modo saprete sempre qua su YouTube quando vi pubblico un nuovo contenuto, appunto, inerente a God of War Ragnarok, che è la main release di questo periodo, oppure altri video ancora di Elden Ring o le altre serie che ho in sospeso. Noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Grazie a tutti di aver visto questo video e un saluto a tutti voi. Ciao ciao!